Oggi vi svelerò come fare, ottenere le ultime simulazioni pellicola per Fujifilm anche su macchine fotografiche più vecchie. Per esempio, io ho una X100S e purtroppo non consente alcune simulazioni più nuove, come per esempio Eterna, Acros, eccetera. Quindi, come fare se noi vogliamo avere queste simulazioni? Allora, andiamo a vedere subito che io ho preso un file RAW della X100S e l'ho inserito in una cartella. Andiamo a vedere che per poter fare questo lavoro avremo bisogno di prima di tutto questo programma che si chiama EXIF Tools. Questo programma lo scaricate da questa pagina, io lascerò i link in descrizione. Fate clic, lo scaricate. Quando lo scaricate dovremmo andare quindi in download e troverete questo file EXIF Tool. Come vedete, EXIF Tool è scritto con tra parentesi meno K. Questo poi lo sostituiremo. Perché? Perché se io prendo quel file che avevo qua e lo butto proprio sopra questo, vedrete che mi darà tutta una serie di informazioni EXIF, tra cui anche le informazioni sul tipo di macchina con il quale sono state scattate, eccetera. Ok, naturalmente quindi questo vuol dire che potremmo anche utilizzare questo da linea di comando per fare il lavoro che vogliamo fare. In pratica, che è quello che vogliamo fare? Vogliamo andare sul file scattato dalla X100S, dirgli che invece è stato scattato dalla X100V e a quel punto si sbloccheranno in post-produzione tutta una serie di nuove simulazioni pellicola. Allora, abbiamo detto però che è un po' scomodo utilizzare questo programma da linea di comando. Allora, io vi direi, andate su quest'altro sito dove c'è, sempre col link in descrizione, dove c'è questo programma JEXIF Tool GUI o GUI. Prendiamo la versione che dice EXIF Tool Guy numero, perché potrebbe cambiare più in là, 64 with GRE, e lo scarichiamo. Una volta che lo scarichiamo, lo andiamo ad aprire. Scusate, non è questa la directory. Lo apriamo in una directory qua e vedete questo exiftool.exe? In realtà questo non compare nella versione originale, quindi vi faccio vedere. Lo elimino. Vado a prendere quello che avevamo scaricato prima, lo copio, lo metto in questa stessa cartella e lo rinomino togliendo il meno K. Quindi a questo punto tutto è pronto. Possiamo lanciare la GUI. Si aprirà un giorno. Perfetto. Andiamo e prendiamo l'immagine, load image, ce l'avevamo dentro questo disco video,
Simulazioni pellicola, RAW. Lo prendiamo. Perfetto. Come vedete, ci troviamo tutte le informazioni e mi dice, guardate, camera model name X100S. Perfetto. Allora, cosa naturalmente dobbiamo fare? Dobbiamo andare a qua nella EXIF data, andiamo in model e mettiamo X100V. Ora è probabile che, per esempio, se avete una XT2 dovete mettere XT4, eccetera. Quindi andiamo a togliere tutti questi save che non ci servono. Lasciamo solo model e in model mettiamo X100V. A questo punto save to selected image e vi consiglierei, anche se in questo caso io ho fatto un backup dell'immagine, l'ho presa dalla directory originale e l'ho copiata qua. Ma per sicurezza cercate anche make backup image e a questo punto save selected image. Dentro la directory, ora ci dovrebbe, vedete, dice one image file updated. Posso chiudere, posso chiudere un po' tutto. Dentro la directory dove c'era il RAF di prima, ce ne troviamo due, l'original perché abbiamo detto di registrare anche una copia di backup e questa. Se è vero, questa dovrebbe risultare come un file prodotto dalla X100V. Cosa dovremmo utilizzare per poter utilizzare realmente le simulazioni pellicola? Semplicemente andiamo nel sito, se non l'abbiamo già, di Capture One e scegliamo in Product, quello che si chiama Capture One Express. Perché? Perché è gratuito. Poi, se volete, naturalmente, o l'avete già, potete prendere la versione a pagamento. Però per fare questa operazione basta il Capture One Express. Scegliamo quello per Fujifilm e lo scarichiamo. Io ce l'ho già scaricato, quindi se io vado ora su Capture One 21, dandogli il tempo di aprirsi, perfetto. Faccio importa, importo, scelgo la cartella da importare, scegli, eccolo qua, complicata. Allora, poi arrivo qua, faccio video. Simulazioni pellicola RAW. A questo punto lui trova questa e faccio importa tutto. Bene, a questo punto dovrei trovarmi un'immagine e è stata importata nel catalogo. Se io vado qua, eccola qua l'immagine. E andiamo a vedere se effettivamente lui riesce a vedere, a fargli fare le simulazioni di pellicola. Se io vado su questo che dice colore, vedete questa tre palline qua, bene, clic, faccio, vedete che lui subito mi ha preso
Fujifilm X100V? Bene, al posto di auto posso scegliere Acros, Astia, Classic, Eterna, Monochrome, eccetera, Velvia, Seppia, Provia, eccetera. Usiamo per esempio l'Eterna. A questo punto possiamo esportare. Elabora. Mettiamo nella cartella, scegli cartella, sempre per esempio la stessa, si chiama foto, no, video, simulazioni pellicola, RAW, e facciamo questa cartella. A questo punto facciamo elabora. Quando avrà finito l'elaborazione, ci aspettiamo di trovare in questa cartella, vedete che c'è Capture One, un file JPEG. Se lo apro, vedete che ha il formato di un'eterna, la simulazione colore di un'eterna. Perfetto, quindi abbiamo dimostrato che è possibile applicare le simulazioni colore attraverso questo sistema anche su vecchie macchine che non possedevano questa caratteristica. Spero di essere stato utile a qualcuno e al prossimo video.